Bocciata la variante per il nuovo ospedale del Ferettino, sanità spezzina senza tregua, in fiamma la polemica. Un angiografo e un ecografo per il Sant'Andrea, oggi il taglio del nastro. Rubano cosmetici dalla farmacia, mamma e figlia denunciate per furto a Sarzana. 600.000 euro per la viabilità di 13 comuni dell'Alta Val di Vara, i primi cantieri dalla metà di ottobre. Un bus su 5 alla Spezia a meno di 6 anni, il sindaco, ereditiamo situazioni del passato, ci saranno nuove gare. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a una nuova edizione del TLS Giornale. Apriamo con la cronaca. Ieri pomeriggio in una farmacia della variante Cisa, due donne, madre e figlia, venivano sorprese dal titolare dell'esercizio mentre stavano nascondendo nelle loro borsette alcune confezioni di cosmetici per un valore complessivo di 489 euro. Le due, risultate poi essere nomadi, si rifiutavano di restituire il maltolto e velocemente si allontanavano dalla farmacia per poi scappare. Un equipaggio della Polizia di Stato della squadra volante, che insomma veniva chiamato per intervenire sul posto, ha raccolto le prime informazioni sull'accaduto e si è messo sulle tracce di madre e figlia, veniva che poi riconoscevano per la strada, ed è emerso anche che erano già note per episodi simili. Le due donne, prima di essere condotte in commissariato per essere appunto identificate e denunciate per furto, ammettevano le loro responsabilità e consegnavano spontaneamente la refurtiva consistente in quattro confezioni di cosmetici di valore ancora confezionate. Cambiamo argomento, parliamo d'attualità, parliamo dell'ospedale Ferettino, per il quale arriva l'ennesima tegola. Ieri a Genova è stato ufficializzato il no della variante progettuale presentata da Pessina. La ditta dovrà costruire l'ospedale con il vecchio progetto oppure l'appalto sarà rifatto. Nell'attesa l'unica opzione sembra restare il vecchio Sant'Andrea. Ne abbiamo parlato con l'assessore Viale, oggi in visita alla Spezia. Il servizio di Laura Ivani, le immagini di Sergio Diofili. Faremo il nuovo ospedale del Ferettino, lo ha assicurato l'assessore regionale alla sanità Sonia Viale, oggi in visita al Sant'Andrea, all'indomani del collegio di vigilanza che ha ufficializzato la bocciatura da parte dei IRE della variante progettuale presentata da Pessina sul nuovo Ferettino. Una variante su cui si sono spesi anni e faldoni. Alla fine il nuovo ospedale dovrà essere costruito secondo il progetto originario, altrimenti si andrà verso la rescissione del contratto. La volontà della regione è ferma, questo territorio ha bisogno di un ospedale nuovo e quindi, compatibilmente con le regole del codice degli appalti e delle procedure, faremo un nuovo ospedale di La Spezia con una procedura, ovviamente con un bando di gara e con le risorse disponibili per farlo. Che cosa accadrà però nel frattempo alla sanità spezzina, che deve fare i conti con un ospedale Sant'Andrea con una situazione strutturale assai delicata, non è chiaro. I tempi si allungano e l'unico piano B sembra proprio il potenziamento del vecchio nosocomio di Via Veneto. E far sì che questo ospedale possa essere funzionale, riparando le attrezzature, rinnovandole, sostenendo il personale. Il bando per gli infermieri è stata linfa vitale per questo territorio, anche il tema degli OS vedremo di affrontarlo. Insomma, la sanità spezzina, che ha delle criticità come tutte nei sistemi sanitari del nostro paese, ha anche tante luci derivanti anche dalla capacità e dalla professionalità dei nostri operatori. Improbabile invece un trasferimento momentaneo sul San Bartolomeo di Sarzana, ipotizzato dalle opposizioni. L'opposizione su questo, diciamo che è maestra nel rilanciare, nel creare confusione e sollevare tanti polveroni. Il piano sociosanitario ha individuato essere Spezia come ospedale di riferimento e San Bartolomeo con la sua vocazione. Sul cantiere del Ferettino si è avuta fin troppa pazienza, ha ribadito oggi il presidente della regione Giovanni Toti. Se quel cantiere non tornerà alla piena operatività in tempi rapidi e se non verranno ristabilite le indispensabili garanzie per la pubblica amministrazione,
Chiederò sia risolto il contratto, ha concluso Toti, in modo da poter riappaltare l'opera e partire celermente con la costruzione del nuovo ospedale. Intanto il sindaco della Spezia Peracchini conferma Pessina proceda a onorare il suo contratto rimediando alle gravi inadempienze, oppure si proceda alla risoluzione contrattuale. La misura, ha aggiunto il primo cittadino, è colma per la nostra città. E la polemica politica si infiamma sulla vicenda del Felettino, tant'è che il consigliere d'opposizione di Leali a Spezia, capogruppo Guido Mellei, rivolge direttamente al presidente Toti, quindi alla regione Liguria, una serie di domande. Chi governa regione e comune si assuma una volta per tutte le proprie responsabilità, scrive Mellei, e visto il perdurare e del silenzio del nostro sindaco su una questione così importante per il nostro territorio, mi rivolgo direttamente al presidente Toti. Mellei chiede come mai non sia stato revocato l'appalto a Pessina e poi perché si è intestardito a pretendere che la responsabilità piena di conduzione del progetto venisse avvocata a Genova a dire SPA, perché non ha contestato a dire SPA il fatto che già nel biennio 2017-2018 la sua società regionale aveva perso mesi e mesi per valutare le varianti presentate in quel periodo da Pessina, provocando lo stallo del cantiere senza invece incalzare l'impresa Pessina a proseguire nei lavori appaltati? Perché ha cominciato a paventare pubblicamente il rischio di indagini e di contraccolpi giudiziari sull'appalto? Infine, rivolgendosi al presidente Toti, e lei conclude, perché Toti non viene a chiarire la situazione una volta per tutte davanti al Consiglio Comunale della Spezia? E per l'ASL Spezzina oggi è stata una giornata un po' particolare, perché oltre al punto sul Felettino, alcuni lavoratori di Coop Service hanno espresso preoccupazione riguardo al nuovo bando annunciato dalla Regione Liguria, proprio dall'assessorato alla sanità, e per questo motivo circa 40 lavoratori si sono riuniti davanti nei pressi dell'ospedale nell'attesa dell'arrivo dell'assessore Viale. Vediamo il nostro servizio, le immagini sono di Sergio Liofili. Avete approfittato, diciamo tra virgolette, di un momento di festa per l'ASL per ricordare un problema che per voi è molto importante. Ci sarà un concorso per più di 150 posti all'interno dell'ASL, però per voi c'è comunque il rischio di perderlo questo posto di lavoro? Sì, perché per ora non abbiamo nessuna spiegazione dalla Regione come vuole indire questo bando di concorso, non ha dato nessuna tutela nei nostri confronti e purtroppo la nostra paura è quella veramente di domani partecipare a un concorso, di non riuscire a passarlo e perdere il posto di lavoro di 158 persone con le loro famiglie alle spalle. Quindi noi l'unica cosa che chiediamo non è una garanzia di un posto certo, di un posto sicuro, una garanzia di chiarezza di come vuole essere svolto questo bando di concorso, cercando di tutelarci nel miglior modo possibile. C'è un tavolo di trattativa, aspettiamo un attimino come si svolgono le cose, poi in base a quello che diranno ci muoveremo. Perché qui il posto di lavoro non lo vuole perdere nessuno, perché sono 20 anni che diamo l'anima a quest'ASL e quindi è un nostro diritto rimanere qui a lavorare, tutti, tutti. Essendo un concorso aperto a tutta Italia, chiunque può partecipare, sappiamo benissimo che i concorsi sono sempre migliaia e migliaia di persone e quindi riesce difficile che tutti quanti riusciamo a mantenere il nostro posto di lavoro e non è piacevole dopo 20 anni che lavoriamo qua dentro. Per quanto riguarda gli OS e il tema di cui stiamo parlando, quindi l'esternalizzazione di un servizio che ai sensi di legge non può essere esternalizzato, è una conseguenza dell'inerzia della precedente amministrazione su questo tema. Noi ci siamo fatto carico quest'anno di fare un bando per OS per tutta la regione Liguria, così come l'anno scorso abbiamo fatto per gli infermieri. C'è però la criticità del territorio spezzino, abbiamo fatto numerosi incontri con le organizzazioni sindacali, non solo del comparto,
comparto per il bando OSS, ma anche quelli confederali, perché questo è un tema occupazionale del territorio, e abbiamo ricevuto anche la disponibilità degli enti gestori e degli enti locali per farsi carico di questo problema occupazionale serio. E poco prima che avvenisse la presentazione di due nuovi macchinari in dotazione dell'ASL 5, alcuni di questi lavoratori hanno avvicinato l'assessore Viale, che si è messa d'accordo con loro per poi incontrarsi e approfondire meglio queste preoccupazioni relative alle assunzioni. Da questo incontro è arrivata una nota nella quale l'assessore spiega: io ho detto loro che il concorso OSS verrà bandito a livello regionale, che stiamo definendo le modalità di svolgimento. L'impegno che mi sono presa nei loro confronti è quello di non ripetere gli errori politici del passato, promettendo, senza poter mantenere, ma di offrire un percorso rispettoso delle norme e il più possibile condiviso. Questo significa che anche dopo il concorso noi accompagneremo passo dopo passo, dopo un eventuale problema occupazionale. E rimaniamo in tema di ASL. Un nuovo angiografo per l'ospedale Sant'Andrea della Spezia e un ecografo donato dall'associazione La Spezia Cuore. Sono appunto le nuove dotazioni del nosocomio Spezzine presentate oggi pomeriggio. Vediamo il nostro servizio e le immagini sono di Sergio Riofili. Un ecografo e un angiografo per il Sant'Andrea della Spezia. Le strumentazioni sono di ultima generazione e sono state presentate oggi pomeriggio. Il nuovo angiografo consente di aumentare l'efficienza della sala riducendo i tempi di intervento sul paziente, soprattutto su procedure più complesse come lo stenting delle coronarie. Il sistema è equipaggiato di un controllo diretto basato su una serie di filtri di rame che vengono scelti automaticamente dalla macchina in base alle dimensioni e caratteristiche dello specifico paziente, consentendo ancora una volta la riduzione della dose e un'eccellente qualità dell'immagine. L'ecografo in particolare ha varcato l'ingresso del nosocomio Spezzino grazie all'associazione La Spezia Cuore, che l'ha donato all'ASL 5. La nostra associazione, avendo saputo quali sono le esigenze del reparto, che peraltro seguiamo soprattutto il nostro segretario dell'associazione che è il dottor Montanare, seguiamo tutte le esigenze di questo reparto e abbiamo saputo della necessità di avere un ecografo che mancava e ci siamo preoccupati di acquistarlo per un prezzo di 36.000 euro e l'abbiamo immediatamente dato, conferito al reparto, che quindi oggi se ne serve già e ha trovato grande giovamento per i propri pazienti, rappresentando uno strumento di assoluta necessità. Torniamo per un attimo alla cronaca. Oggi pomeriggio alle 14 un uomo di 40 anni cadeva da un'altezza di 3 metri da una scala a Pioli e riportava un diversi traumi e anche un trauma cranico. Le persone che erano lì sul posto con lui lo hanno soccorso e hanno chiamato il 118. La centrale operativa, vista la dinamica maggiore, allertava anche il mezzo di soccorso e l'automedica Delta 3 di stanza a Brugnato. La valutazione clinica del medico di Delta 3 richiedeva il trasferimento immediato tramite elicottero. Questo avveniva con Pegaso 3 e è stata anche allertata la centrale operativa di Firenze. L'uomo è stato stabilizzato e poi veniva trasferito all'ospedale di Pisa Cisanello. Alla Spezia un autobus su 5 ha meno di 6 anni, il 78,9% di quelli che circolano nella provincia spezzina sono stati immatricolati prima del 2013. In merito a questo dato, a questi dati, interviene il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini. Questi dati statistici rilasciati dal centro ricerche Continental Autocarro su quelli di ACI sono il frutto di una politica gestionale che ha portato ad avere un parco mezzi vetusto. Il sindaco prosegue: per questo abbiamo scelto di cambiare marcia in ATC Esercizio SPA con l'acquisto di 13 nuovi autobus che sono già su strada e bandire nuove gare per acquistarne altri 26. Con questi nuovi acquisti, prosegue il sindaco, abbiamo non solo l'obiettivo di abbassare il dato provinciale, ma anche quello di tutelare i nostri autisti e i cittadini che frequentano i mezzi pubblici in termini di sicurezza,
acquistando autobus che hanno tutti i dispositivi aggiornati. I dati di oggi, conclude Peracchini, ci dicono che la politica di ieri era sbagliata, per questo ringrazio il presidente Bianchi e l'amministratore delegato Masinelli che in sinergia con l'assessorato alla mobilità di Christopher Casati stanno lavorando per incidere positivamente sulla mobilità cittadina. Il GAL, in esito al bando pubblicato a valere sui fondi europei del PSR 2014-2020, ha assegnato 600.000 euro alla provincia della Spezia per la realizzazione del piano di sistemazione della viabilità provinciale nei comuni dell'Alta Val di Vara. Quest'oggi il presidente della provincia, assieme al consigliere provinciale con delega alla viabilità Antonio Solari, hanno incontrato i sindaci della Val di Vara per illustrare le manutenzioni stradali che sulla base dei criteri stabiliti dai GAL. I primi cantieri prenderanno il via dalle strade del comune di Varese Ligure già dalla metà del mese di ottobre. Il progetto prevede 25 interventi di manutenzione stradale distribuiti su 13 comuni. Beverino, Borghetto Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Maissana, Pignone, Riccò del Golfo, Rocchetta Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Zignago. L'impresa Sinopoli SRL di Pregnana Milanese si è aggiudicata l'appalto per il rifacimento della facciata dell'edificio scolastico di via Montepertico, gravemente danneggiato dai fenomeni meteo di fine ottobre 2018. Si tratta di un'opera importante che prevede il rifacimento di intonaci ammalorati e un loro ripristino definitivo. Si legge in una nota della provincia, l'intervento è stato aggiudicato per un importo di circa 400.000 euro e i lavori che si stima durino circa 5 mesi inizieranno nei primi giorni di novembre, una volta conclusi i controlli di natura amministrativa previsti dal codice dei contratti per l'affidamento. Spostiamoci a Sarzana, via libera al contratto integrativo decentrato del personale non dirigente dell'ente del comune di Sarzana. In merito il sindaco Ponzanelli ha dichiarato grande soddisfazione, ora avanti verso un nuovo obiettivo comune. Dopo oltre un decennio torniamo a valorizzare professionalmente ed economicamente gli uomini e le donne che si impegnano ogni giorno per i nostri cittadini. Funzione pubblica, CGL, CISL e UIL intervengono. Hanno dichiarato piena soddisfazione da parte dei sindacati per il risultato raggiunto anche alla luce dell'approvazione unanime dell'Assemblea dei dipendenti. Sono stati rispettati gli impegni presi. Cambiamo argomento, è terminata l'allerta meteo che ha interessato lo Spezzino e la Liguria. ARPAL fa il bilancio, ce ne parla Jacopo Cidale. Rocchetta Vara, Porto Venere e Luni sono stati i comuni più colpiti dalla pioggia durante la notte di allerta gialla appena trascorsa. Temporali che hanno interessato maggiormente le province di Spezia e Genova. A Monte Rocchetta accumulate di 56,6 mm in un'ora, 53,4 a Luni Provasco, mentre a Porto Venere 51,6 mm in un'ora, divisi in 42,4 in 30 minuti e 23 in un quarto d'ora. Seguono Castelnuovo Magra, Genova Fiorino e poi Mele, sempre a Genova. Sulle 12 ore le cumulate massime a Crocetta d'Orero, Genova, con 87,4 mm, a Monte Rocchetta con 81,4 e a Porto Venere con 76. Le precipitazioni sono state accompagnate anche da tuoni e fulmini. Poi dalle prime ore del mattino le schiarite si sono fatte strada, prima a ponente, poi anche sul settore centrale e infine a levante. Domani venti di burrasca dai quadranti settentrionali con raffiche fino a 80-90 km orari, in particolare sui crinari e agli sbocchi delle valli, in graduale attenzione già dalla mattinata. Previsto bel tempo poi per venerdì. Vittoria sindacale per la Confartigianato Spezzina sulla questione autoscuola IVA sulle prestazioni didattiche. Il governo ha annunciato una norma di legge per rendere non retroattiva l'applicazione del tributo. In una risposta ai Question Time il governo conferma la necessità di una norma e richiama la giurisprudenza comunitaria in tema di legittimo affidamento. Quanto si legge in una nota di Confartigianato La Spezia. Si avvisa però, continuano dall'associazione di
categoria che nel frattempo e fino all'emanazione della specifica norma di legge le prestazioni didattiche rese dalle autoscuole a decorrere dal 2 settembre 2019 prudenzialmente vanno assoggettate ad IVA. Nessuna variazione deve essere effettuata per le operazioni poste in essere fino al 1 settembre 2019. La norma in via di emanazione, come detto, dovrà garantire il legittimo affidamento del contribuente. Stati vegetativi e disabilità neurologiche gravi, questo è il tema di grande attualità che sarà al centro di un convegno organizzato dal Consorzio Cometa presso la sala congressi del centro La Missione a Sarzana che si terrà sabato prossimo. Vediamo il servizio di Vimal Carlo Gabbiani e Raffaele Maulella. Il centro La Missione sono più di 15 anni che si occupa di persone in stato vegetativo. Tanto è stato fatto, ma ancora molto c'è da fare. Ma dunque, il centro La Missione è stato aperto nel 2003, quindi sono 16 anni che siamo aperti. È un centro che accoglie non soltanto pazienti in stato vegetativo o pazienti con gravi patologie in stadio molto avanzato, ma anche un modulo dove sono ricoverati dei disabili di varia natura, quindi si articola in questi due moduli. Ultimamente è stato istituito un terzo modulo che prende il nome di diurno, dove dei pazienti sempre con disabilità più o meno gravi di varia natura passano il mattino e parte del pomeriggio e poi ritornano alla loro abitazione. Quindi si articola su questi tre moduli. Le persone in stato vegetativo vivono ovviamente una condizione di grave disabilità. Qual è il ruolo dell'attività infermieristica e quali procedure si devono mettere in atto? Allora, io credo sia un ruolo determinante proprio perché queste persone non sono in grado di assolvere nessuna funzione in autonomia. Infermieri e OSS diventano sostanzialmente la parte che riesce a mantenere le condizioni di vita di queste persone. Soprattutto mi preme dire che questo personale acquisisce una serie di competenze molto plurispecialistiche proprio per la tipologia di questi pazienti. Sabato prossimo il Consorzio Cometa organizza una giornata di studio per riflettere e ragionare sui pazienti in grave stato di disabilità e in stato vegetativo. Sì, infatti dopo più di 15 anni dell'apertura del centro ci siamo detti se non era il caso di fare un po' il punto della situazione su questi argomenti molto importanti. Stiamo parlando di argomenti che riguardano in Italia, anche se non esistono dati certi, certamente oltre 4 milioni di persone, insomma, quindi voglio dire un numero notevolissimo di nostri pazienti, diciamo, chiamiamoli così. E effettivamente organizzeremo questa giornata di studio articolata su due parti, su due segmenti. Al mattino ci occuperemo di argomenti più strettamente medici, tecnici. Saranno presenti relatori che si occupano di queste problematiche anche molto che provengono da istituti di eccellenza. Al pomeriggio invece ci occuperemo di argomenti bioetici e relazionali, anche storici. Sarà una piccola chicca, una relazione storica sulla disabilità che farà una professoressa dell'Università di Siena e poi verranno bioeticisti e ci sarà anche un magistrato che ci spiegherà anche gli aspetti giuridici legati a questi problemi. Va a Flaminia Cruciani il premio Montale Fuori Casa 2019 sezione saggistica. Scrittrice, poetessa e archeologa, ha fatto parte per diversi anni della missione archeologica italiana a Ebla in Siria e nel suo libro Lezioni di immortalità racconta questa esperienza. Sarà poi conferito un riconoscimento speciale alla Fondazione AVSI, organizzazione non governativa senza scopo di lucro che opera anche in Siria. Appuntamento venerdì alle 21 nella sede della centrale Enel Eugenio Montale. Ripuliamo le spiagge, il nuovo tour del gruppo Vegé in collaborazione con Legambiente. I prossimi 4 e 5 ottobre sarà in Liguria. L'iniziativa punta a sensibilizzare i cittadini sul futuro dei litorali, dei laghi e del mare. Appuntamento sabato alle 10 quando si farà tappa a Lerici nella spiaggia di San Terenzo. Il noto antropologo David Bellatalla ha presentato questo pomeriggio alla Spezia il suo ultimo libro dal titolo I mille volti dello sciamano. Vediamo il servizio di Enrico Colombo, le immagini di Raffaele Maulella. Io non vorrei parlare tanto della lezione magistrale, ma vorrei parlare di quanto è importante conoscere abitudini, sofferenze
e anche miracoli che state facendo in quella terra così a noi tanto sconosciuta. Ma intanto non è che stiamo facendo, io porto aiuti umanitari che arrivano dalla Spezia, dall'Italia, di persone che ci stanno dando una mano per portare avanti un progetto importante per, come dicevi tu, persone che sfortunatamente sono nate in una situazione, una condizione terribile come quella di questo distretto settentrionale della capitale della Mongolia, abbandonati da tutto e da tutto, e questo progetto sta piano piano diventando sempre più importante perché come un faro nella notte diventa un esempio da imitare. Quindi sono assolutamente fiero e contento di poterlo portare in giro, farlo conoscere, in più con il fatto che c'è l'aspetto di Montura in Idiu con questa pubblicazione che aiuta e contribuisce a dare sostegno. Specialmente verso i bambini. Che sguardo c'è in quei fanciulli? Sono quelli che mi danno la forza di andare avanti. Io non mi fermo mai perché ho loro. Quando torno nella lager camp che sorridono, entro dentro le loro gare e gioco con loro. Cioè, come ha detto una mia amica, tu hai una famiglia con centinaia di bambini. Sì, sì, sono assolutamente convinto. E questa missione, perché è veramente una missione, quando è che nasce? Qual è stato lo stimolo più importante per alzare lo sguardo da queste miserie? Nasce quando con Dino De Toffol siamo nella taiga e ci mettono in mano un pezzo di carta con scritto chiediamo aiuto perché la Mongolia ci ha abbandonato, stanno morendo i nostri animali, non vediamo il futuro per i nostri figli, cercate di darci una mano. Abbiamo preso questo tizzone bollente in mano, ce lo siamo portati dietro, abbiamo cominciato ad attivarci e con Dino abbiamo contribuito a salvare il popolo delle rene. Da lì non mi sono più fermato. Una storia che arriva da un passato non troppo lontano, quando essere scout era illegale. È la storia raccontata nel film Aquile Randagie, che nei giorni scorsi è stato proiettato al cinema Don Bosco. Ce ne parla Vimal Carlo Gabbiani. Pochi anni dopo la presa del potere da parte del fascismo, Benito Mussolini decide di chiudere tutte le associazioni che si distinguono rispetto a quelle ufficiali del regime. Le associazioni degli scout italiani cattolici e quella laica del CNJ rientrano tra queste. Un gruppo di loro che opera a Milano decide di non piegarsi al diktat. Si chiameranno Aquile Randagie, continueranno a riunirsi in Valcodera e a distinguersi, nella misura del possibile, dal regime fascista. Quando scoppierà la guerra, la loro opposizione si farà ancora più netta, fino a sfociare in un movimento denominato Oscar che fiancheggerà, dopo il 1943, la Resistenza. Le Aquile Randagie, l'ultimo film di Gianni Aureli, da pochi giorni nelle sale, racconta proprio la storia di questi scout di Monza e di Milano, che durante il fascismo proseguirono le attività clandestinamente e continuarono a organizzare i campi in Valcodera. Donatella Mela, capo guida Italia degli scout, sottolinea quale sia l'importanza di conoscere questa storia. È importante che non solo i ragazzi conoscano questa storia, è importante che il nostro paese in questo momento conosca questa storia, perché ormai troppo spesso tendiamo a dimenticare, a consumare le storie e a non conoscere in profondità gli avvenimenti che ci hanno resi quelli che siamo. Nel patto associativo della nostra associazione c'è scritto che la nostra radice è una radice antifascista, non è una scelta di campo politica, è una storia, è la nostra radice, la nostra memoria, è per questo che è importante che capiamo il significato di che cosa vuol dire. Quel significato che oggi forse si perde nelle etichette, si perde negli slogan, si perde nei social. Raccontare questa storia in maniera così rigorosa, così precisa come Gianni, Gaia e Massimo hanno fatto, ci permette di avere il desiderio di riapprofondire quegli anni, di riapprofondire quei valori per renderli quello che sono, moderni e utili alla nostra società. Questa è una storia nella quale si cerca il bene comune, che è qualcosa che oggi probabilmente manca in un tempo di grande egoismo e grande individualismo. Questa è una storia di comunità, è una storia di noi invece che io, ed è qualcosa che è il pane dello scoutismo di ieri, di oggi e di domani per i nostri ragazzi. In chiusura veniamo alle previsioni del tempo. Arrivano buone notizie perché sulla costa il cielo sarà sereno sia al mattino che al pomeriggio, l'umidità sarà su valori bassi, i venti soffieranno settentrionali forti o di burrasca, nelle prime ore con raffiche fino a 80-90 km orari sui crinali,
e agli sbocchi delle valli, in attenuazione nella tarda mattinata e successiva rotazione dai quadranti meridionali al pomeriggio. Il mare sarà inizialmente mosso, molto mosso, per onda lunga di libeccio e rapido calo sotto costa, fino a localmente poco mosso, specie su centro Levante. Le temperature oscilleranno tra una minima di 15 gradi e una massima di 24 gradi. Per questa edizione del TLS Giornale questa era davvero l'ultima notizia. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata su Tele Liguria Sud. Arrivederci.